ragazzino di 12 anni è morto soffocato mentre stava pranzando. La terribile tragedia si è compiuta in Puglia in un'abitazione di noci nella città metropolitana di Bari, sotto gli occhi atterriti e impotenti della mamma e della sorella che stavano pranzando con lui. Secondo una prima ricostruzione pare che il piccolo Domenico Antonacci abbia ingerito una mozzarellina intera, ma il boccone è risultato troppo grande e gli ha ostruito le vie respiratorie. Una delle sorelle del 12enne avrebbe provato ad aiutare il ragazzino in tutti i modi, cercando di effettuare una manovra di disostruzione. Purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto con l'ambulanza. Per il piccolo ormai non c'era più nulla da fare, hanno solo potuto accertarne il decesso. Tra lo strazio dei parenti che da un tranquillo pranzo in famiglia in un attimo si sono ritrovati in un'immane tragedia.